Ecco, vieni piano piano, siediti, adesso ti puoi sedere. Perfetto, adesso puoi togliere la mano e aprire gli occhi. Ma dove mi hai portata? Io mi aspettavo una sorpresa di Natale e invece mi hai portato in un postaccio orribile con una musica inascoltabile. Un postaccio orribile con una musica inascoltabile. Lo so, hai ragione. È da un po' che non metto in ordine. Ma la sorpresa c'è. Te l'ho presa su Magazon. Vorrei dire su Amazon. No, su Magazon. È un sito che vende solo oggetti magici. Guarda. Magazon. A me sembra un normalissimo telecomando. E invece ti sbagli. Non è un normalissimo telecomando. Attenta. Tu pensa ad un posto bellissimo. Il posto dove vorresti passare il Natale. Poi schiacci il telecomando e lui ti teletrasporta nel posto che hai pensato. Ma dici sul serio? Certo. Ma sarebbe stupendo. Allora adesso ci provo. Vorrei passare il Natale in un posto romantico, con il camino acceso, l'albero di Natale e una grande finestra da cui guardare la neve che scende. Ora schiaccio! Ma è incredibile! Funziona davvero, è meraviglioso! Un momento, devo aspettarmi qualche scherzo? Ma no, ma quale scherzo, no? Al massimo una piccola controindicazione. Che tipo di controindicazione? Ma niente! È che a volte chi fa la magia comincia a raccontare barzellette bruttissime. Barzellette bruttissime? Io? Ma dai, intanto non dico mai barzellette. Poi figurati se sono bruttissime. Oh. Lo sai che cosa usano gli elfi per scrivere? Cosa usano gli elfi per scrivere? No, non lo so. Le lettere dell'elfabeto, hai capito? Sabrina, è una barzelletta bruttissima. No, scusa, non capisco come ho fatto a dirla. Vedrai, non succederà più. Lo sai cosa dice un ghiro a un altro ghiro a Natale? Cosa dice un ghiro a un altro ghiro a Natale? No, non lo so. Tanti auguri! E dai Sabrina, su, questa è ancora peggio di quella di prima. Scusami, escono da sole, non riesco a fermarmi. Lo so, è la controindicazione. Ma resterò così per sempre? Ma no, non resti così per sempre. La magia finisce quando finiscono le feste di Natale. No, ma non posso passare tutte le feste a raccontare barzellette brutte. Ci sarà un rimedio. Certo che c'è un rimedio, io ci avevo già pensato, anche quello preso su Magazon. E tu vorresti tapparmi la bocca con del nastro adesivo? Ma neanche per sogno. Dai, ti prometto che non racconterò più barzellette. Anche perché ora è il momento di salutare e di fare tanti auguri a tutti i nostri amici. Tanti auguri e buone feste. Buone feste. Tanti auguri. Quando Babbo Natale si addormenta, lo sai come fanno le renne per svegliarlo? No, Sabrina, avevi promesso, dai, tanti auguri. Ma puoi pensare? No, non voglio pensare. Ci sono tanti auguri. Dai, è una scena inquietante, no?